Questo programma contiene un linguaggio forte e riferimenti sessuali espliciti. Negli episodi precedenti di Hard Times... E all'improvviso mi ha baciato. Siamo a una svolta. Che faccio con Lily? Sei senza cuore. Devo sfruttare questa possibilità con Jenny. Tu sei morto per me, RJ Berger! Noi vogliamo chiedere il divorzio. Dopo anni passati a sognare Jenny Swanson, finalmente ho avuto l'opportunità di farmi avanti. Sfortunatamente però, l'unico spostamento che ho fatto è stato nella nuova casa di mia madre, senza mio padre. Wow, è carino qui. Cos'è, l'ennesimo episodio di Io e Jenny? Già, qualcosa del genere. RJ, vieni a sederti, parliamo. Vieni qui. Senti, tesoro, un giorno capirai che tutto questo è per il nostro bene. Non so neanche cosa sia tutto questo, mamma. Insomma, un minuto, tu e papà praticamente fate sesso davanti a me sul tavolo da pranzo. E ora noi siamo qui, mentre papà è costretto a dormire in un pulciosissimo motel sull'interstatale. RJ, sei un uomo, quindi parleremo da persone adulte. Oh, questa è finita nella camera sbagliata. Comunque, ti racconto una storia buffa. A quanto pare tuo padre è stato licenziato più di 2 anni fa. Già. E poiché non ha detto niente né a me né a te né a nessuno, abbiamo consumato tutti i nostri risparmi. Quindi, come puoi capire, ora siamo al verde. Wow. Già. Wow. Abbiamo perso la casa e... wow, ho scaricato tuo padre. Ma ora giriamo pagina, giusto? Prova a pensare di essere in vacanza da ciò che amavamo un tempo. Però il cugino Vini ci darà una mano con il trasloco. Forte! Oh, zia Susanna, questa dove la metto? I bicipiti mi stanno scoppiando. Mi chiamo RJ Berger e questo divorzio sta facendo scoppiare me. Hai un appuntamento con una ragazza? Non ancora. Ma devi essere sempre fresco, hai capito? Nemmeno alla lontana. Tu che mi dici? Hai puntato qualche bella tipa ultimamente? A dire la verità, ho appuntato una certa tipa, sì. E bravo cuginetto. Da quant'è che uscite? Oh, no, noi non usciamo davvero. Più che altro lei è la mia ossessione. Oh, niente, sei diventato un pedofilo per caso? Oh, no, niente del genere. Noi ci conosciamo da tanto tempo e siamo amici. Io l'amo dai tempi della terza elementare. E non pensa che sei uno sfigato? No, però lei è molto popolare e io no, per niente. RJ, ora guardami. Se vuoi darti alla caccia grossa, ti serve un'unica arma. Fiducia in te stesso. Non devi essere un gorilla, ma devi essere aggressivo. Vuoi uscire con la tipa? Più di ogni altra cosa. Allora chiediglielo. Se ti dice di no, ok, pazienza. Ma se ti dice di sì, devi fare le cose in grande. Devi portarla in un posto di classe. Un posto tipo... il Lasagna Farm. Quello è proprio un signor ristorante. Bro, hanno l'opzione grissini a volontà, è fantastico. Festa in bagno coi ragazzi. Ah, visto? I posti stretti sono divertenti, non è vero? È vero. Ma guarda qui, è una grattugia fatta di muscoli. Sì, Susanna, tu sei pazza, ti adoro. E tu, tesoro, sei uno xilofono abbronzato. Forza, RJ, andiamoci dentro. Ok. Sì, Susanna, coi pugni. Con i pugni. Su, forza, RJ. D'accordo, ragazzi, voi continuate a ballare. Io vado da papà prima di scuola. Se vuoi fare colazione con caffè e bugie... Dai, mamma... D'accordo, tesoro, ma ricordati di chiedergli se ha $80,000 e una macchina del tempo. RJ, figliolo. Papà, mi stai soffocando. Me lo dicono tutti quelli che amo. Wow, insomma, questo è... che cos'è questo? Ah, questo, sì, è il mio accappatoio, però l'ho messo al contrario. È comodo come un poncio, ma non costa niente. Entra pure.
Chiudi bene la porta. Forza, siediti. Come sta la mamma? Bene, ha preso un appartamento. Ah, un appartamento? Allora, come va la scuola? Fai sempre strage di cuori, ragazzone? Già, è proprio di questo che volevo parlarti. Vorrei chiedere a Jenny di uscire. Ah, la colazione è servita. Ecco qua. Jenny è di sicuro una bella ragazza. Tipe come lei portano solo guai. Ma lei è la ragazza dei miei sogni. Ajay, tua madre era la mia Jenny Swanson. Io l'ho messa su un piedistallo e sono finito in un albergo a ore. Papà, senza offesa, ma penso siano state le bugie a portarti qui. Le ho dette perché le ragazze dei sogni si aspettano delle cose. Soldi, capisci? Case, onestà. Non farti imbambolare dalle ragazze dei sogni. Credimi, loro ti mangiano vivo. E tu diventi il fantasma di te stesso. Quindi cosa dovrei fare? Tu sai chi è la coppia più felice che abbia mai visto? Nonno Aaron e Nana Iris. No. Due barboni. E sai perché? Perché non avevano niente di niente a parte l'altro. E funziona. Punta in basso, figliolo. Punta molto in basso. Oh, scusa figliolo. Sono solo acari della polvere e peli di squillo. Vita nuova! Mio cugino Vinny dice che dovrei essere più diretto, che dovrei invitarla a uscire e basta. Tuo cugino Vinny mi sembra un coglione. Wow, chi è quello? Quello è mio cugino Vinny. L'uomo che sussurra alle tope è tuo cugino. Bello! Hai per caso una calamita per bambole sotto al cofano della tua auto? Oh, rimettiti le mutande, Miles. Vinny è già stato prenotato. Sembra che entrambi ci siamo consolati, RJ. Noi dobbiamo andare. Magari ci becchiamo più tardi, Lucy. Mi chiamo Lily e fidati di me, se davvero ci becchiamo dopo, ti prometto che te lo ricorderai per sempre. Oh, che bella... Ready. Copilota. Allora, RJ, alla fine hai fatto la tua mossa con quella tipa oppure no? Ma noi ne abbiamo parlato solo qualche ora fa. Alle signore piacciono gli uomini d'azione. Dimmi qual è. Quella lì. RJ, stai parlando sul set. Se fossi ancora alle superiori, stasera gliela farei vedere io a quelli. Già, tu sei di gran lunga più figo di me, quindi. Te l'ho detto, l'importante è essere sicuri di sé. E non questo. Che aspetti? Intendi adesso? Ehi, Blondie. RJ. È uno scherzo. Ciao. Ciao. Che auto? Grazie. Senti, Jenny, tu mi piaci davvero e vorrei portarti a cena fuori, solo tu e io. RJ... No, è chiaro, non importa. Il tipo è RJ Berger. Mi ha chiesto di uscire. Aspetta. Ciao, che idiota. Accetto l'invito. Davvero? A Lasagna Farm, tu e io, a cena. Incredibile, i loro grissini sono i miei preferiti. Domani sera. Ok. Ehi, la mia cola. Coraggio, Max, spingi al massimo. Il signor Big Bang Theory porta la mia Jenny a Lasagna Farm, il mio ristorante preferito. Lascia perdere Jenny, hai Robin, puoi avere tutte le ragazze che vuoi. Sì, tutte. Certo. Ma non lascerò che quello sfigato si faccia la mia banale seconda scelta. O la maledettissima terza. O la schifosissima quarta. Allora che facciamo? Dimostrerò a quello sfigato in che modo un uomo vero affronta la situazione. È così che si parla.
Aspetta, ma di che cosa stai parlando? Vuole portare la mia ragazza al mio ristorante preferito. Bene, la renderò una serata indimenticabile. Ciao Robin, posso parlarti un minuto? Senti, so che tutti pensano che noi ci odiamo per via di Max, però vorrei che le cose fra noi funzionassero. Insomma, io e te siamo amiche da una vita, Robin. Io non potrei essere più d'accordo. Sistemiamo le cose. Max è mio adesso, il che fa di me la nuova regina della Pinkerton Eye e fa di te una cariatide. Questo funziona per te? Ci vediamo in giro! Susanna si fa Scarsdale. Non ci posso credere, RJ, i tuoi sono matti. Sì, lo so. Mi fai spaccare dalle risate. Ehi, tuo cugino è troppo forte. Ogni ragazza che incrocia gli spalanca davanti le grandi labbra. Sarà il nostro Obi-Wan Kenyoka Nobi. Susanna si fa Albany. Ci sono una marea di video così. E nessuno della mia infanzia. Oh, questi due sono appiccicati. D'accordo, noi ci vediamo dopo, ragazzi. È il momento PLL. PLL? PLL. Palestra, lavanderia, lampada. Pensate che questa sia solo fortuna? Bisogna essere freschi come un fiore in ogni momento. Devi fare in modo che pure tu voglia rimorchiare te stesso. Hai capito? Vinny, ti scongiuriamo. Insegnaci. Ma no. Tu, guardaci bene. Abbiamo bisogno di te. Beh, e chi lo può negare? Vinny, senza offesa, Miles. Che c'è? Mi prendi in giro? Non hai fatto altro che piagnucolare e frignare in vista di questa serata! Questa è la nostra risposta. La pista per palestra, non per palla di lardo. Ultimo pezzo del puzzle, il cuginetto. State attento, coglione. Wow, wow, wow. Non c'è nessun problema, bro. Oh, tieni tuo problema, bro. Perché sto per metterti al tappeto? Compri questa maglietta? Una maglietta bella fresca. Sai quanti ne acchiappi con questa addosso? Lo pensi davvero? Sicuro. Ne ho una uguale. Fa scappare le cozze, bro. Lo sai? Ti farebbe risaltare gli occhi. E beh, allora grazie, amico. Un abbraccio, vieni qui. Saluta a mamma da parte mia. Oh, ok. Quello stava per ucciderti. Ma come ci sei riuscito? RJ, quello è pieno d'odio. Quelli così sono solo insicuri. La regola dei veri, bro, dice io alle botte non ci sto. Ti metti il perizoma? Lui è Obi-Wan Kenyoka Nobi. Sapevo che ti avrei trovato qui. Guarda, la brutta lavanderina ci fa compagnia. Anche no, grazie. Oh, Miles. Non si tratta così una signora. Devi essere gentile. Hai capito? Sì, scusa, Vinny. Senti, non c'è spazio nei suoi boxer per tutti e due. Ti direi di fare qualcosa per il punto vita, ma tu non ce l'hai una vita. Anche per me è un piacere vederti, Lily. Non sono qui per vedere te, se è questo che pensi. Ma per vedere se a Vinny serve aiuto con il trasloco. Ad esempio, potremmo far traslocare le mie ovaie nella posizione originaria. Wow, 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 wow. Tutto bene? Ma è stata meglio. Sembra che i muscoli non siano ereditari, purtroppo, vero, RJ? Lily, non penso che tu ci possa aiutare con il trasloco oggi. Lo capisci, vero, dolcezza? Io sono molto comprensiva e iperflessibile. Ci vediamo dopo, sto zicchino. Questa è la mia tonalità preferita. Si chiama Mattone al tramonto. Tre
Beh, i ragazzi vestiti così sono destinati a fare strage di cuori. Oh, il tuo primo vero appuntamento. Ricordo la prima serata con tuo padre. Fu un tale gentiluomo. Riservò un tavolo in un bel posto, mi tenne la porta aperta, ordinò per me. Mi versò persino l'acqua nel bicchiere. Era così galante all'inizio. Quella prima sera ci prendemmo solo per mano. L'amore da giovani è così dolce. Niente bugie. Niente bambini. Niente malattie venere. Jenny, stasera sei di una bellezza sconvolgente. Ti ringrazio. E tu sei... Scusami, RJ, ma perché ti sei vestito così? La verità è che sono uno stupido. Mi sono lasciato coinvolgere da Miles e da mio cugino. Questo perché ero veramente nervoso. Sai, è per questo che mi piace. Non hai paura di dire la verità. Anche se ti fa sembrare un po' ridicolo. Sembro molto ridicolo. Già, ma sei anche carino. Stando con te sento che posso essere sincera, essere me stessa. Vuoi sapere una cosa? Basta che non sia che sei allergica ai deodoranti dei supermercati. No, questo è il mio primo vero appuntamento. Ma tu sei Jenny Swanson. Non ci credo, com'è possibile? Insomma, sono stata ai balli e altre cose così, ma... Nessuno mi ha mai invitato a cena fuori, se vuoi saperlo. È una cosa molto dolce. Ma guarda che c'è qui! Il disaster date inizia adesso. Max, che ci fai qui? Questo è il mio ristorante preferito, bambolina. Quando sono qui, mi trattano come uno di famiglia. Goditi i miei avanzi, Berger. Siamo lì se avete bisogno di noi, o capisci? Cannelloni al tavolo 3. Serve impara, baccalà. Ehi, signore. Scusate, di sicuro non sono affari miei, però... Cos'è, un'uscita tra sorelle? Oh, tu hai un potere assoluto! Potevi fartele tutte e tre! E la nonna sarebbe stata la migliore. Davvero? Tiene i fianchi allenati. Oh. Ehi, io sarò il tuo apprendista. Osserverò il maestro al lavoro. Senti, pranzo al sacco. Tu chiacchieri troppo e ascolti... Ehi! Cos'è, un'uscita fra sorelle? Oh, che hai detto, ciccione? Strafiga in arrivo! Oh, ehi! Bella cofana, ragazza! Dovresti vedere quella nelle mie mutande! Ehi, coglione! Al volo! Basta così. No, non meritano tanta attenzione. Loro no, ma tu invece sì. Argel. Max, Patterson, è un piacere vedervi. Berger, cos'è, un nuovo look? Non c'è nessun problema, bro. Siamo ok? No, io sono ok, bro. Tu sei 48 kg di carne color arancione. E a noi la carne piace battuta. Già. Max, questa camicia ti sta davvero bene. Fa risaltare il blu dei tuoi occhi. Ma che stai dicendo? Conosci la regola davvero, bro? Io alle botte non ci sto. Nessun maschio abbraccia Max Owens. Tranne noi. Per sport. Nel mio ristorante no. La stessa. Oh, cuginetto, tutto bene? Cos'è sto casino? RJ, l'hai messo KO? Uè, l'insalata a volontà ha attutito la caduta. Mamma, adoro questo posto. Veramente, il tuo bro mi ha dato una mano. Oh, paesa. Grazie a Sam. Se volete fare gli spaccaossa, dovete vedervela con me. C'è qualcun altro che vuole assaggiare l'insalata. Ehi, piccioncini. Per un primo appuntamento è un po' violento qui. Che ne dite se vi porto in un posto un po' più intimo? Sì. Vabbè, certo, andiamo. Grazie. Mi dispiace che tu non abbia assaggiato i tuoi grissini preferiti. Non fa niente. Ho avuto qualcosa di molto meglio. I sedili sono impermeabili, vero? No,
RJ si limiterà alla prima base per stasera. Vuole fare una cosa seria? Andate dalla mia parte. Ma tieni le distanze legali, bella. Ma vieni a cercarmi fra qualche anno. El wow. Mi chiamo RJ Berger e ho appena avuto un appuntamento imperfetto con la ragazza perfetta. Nel prossimo episodio di Hard Times... La Lucky Night è come un'orgia sponsorizzata dalla scuola. Magari stanotte è la notte. Andrai sicuramente in buca. Scorgia! Sarà la notte più bella della nostra vita! Sei eccitante.